Il campione mondiale di motocross ad Alghero in questi giorni, Toni Cairoli, per allenarsi in vista degli internazionali di Riola Sardo e poi per volare in Qatar per la prima del campionato mondiale. Come mai questa scelta e il clima favorevole, il terreno che ti ha convinto? Ma sicuramente il clima è favorevole, poi visto che la prima gara è qua in Sardegna, allora ci siamo portati avanti un po' qualche settimana prima per fare qualche allenamento specifico sui terreni sabbiosi, diciamo, che sono quelli che troveremo, ecco, proprio a Riola in quella pista. Sei campionati mondiali, come ci si riesce? Quali sono il talento, ovviamente la passione, la tenacia per arrivare così in fondo? Ah, sicuramente il sacrificio è la cosa principale da fare per me, venendo dalla Sicilia, isolano anch'io, quindi so diciamo, quali sono stati i sacrifici da fare per arrivare al top, quindi sicuramente sono quelli che ti tengono sempre con i piedi per terra per andare sempre avanti. L'obiettivo di quest'anno è riconfermarti ovviamente campione mondiale. Sicuramente l'obiettivo è sempre quello di vincere il mondiale e di cercare di migliorare stagione dopo stagione guardando un po' al passato. Quindi speriamo di fare una stagione migliore di quella dell'anno passato. E se c'è, qual è l'avversario che temi di più per quest'annata? Ma ogni anno c'è qualcuno nuovo, però alla fine sono 2-3 anni che ormai De Sal, il belga, diciamo, è quello un po' più costante, però ci sono sia tanti francesi, Frossard, poi anche Philippe, un altro italiano che anche lui sta tornando in forma, poi anche il mio compagno di squadra che sicuramente sta andando benissimo con questo inizio di stagione. Speriamo di fare una lotta in casa con KTM, ma anche con gli altri italiani, ecco, speriamo. Noi da Isolani e Isolani ti auguriamo un in bocca al lupo e soprattutto ti poniamo un altro obiettivo, quello di insidiare e di raggiungere il primato di Evers e farlo al più presto. Speriamo, grazie a tutti, un saluto.